Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Alba Antonella Parietti è figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia di Pietromaria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l'ingresso nel mondo delle radio locali. L'esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in cui interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Nel 1978 partecipò a Miss Italia, non arrivando però alle finali. Alba Parietti è sempre molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide, con i suoi seguaci tutto, dai suoi viaggi ai suoi hobby, e ovviamente mostra a tutti la sua vita privata e la sua routine con il suo compagno, ricevendo sempre complimenti da parte di tutti i seguaci. Il suo ultimo post però è diverso. Alba infatti ha voluto condividere con i fan un lungo messaggio, molto triste. Si tratta di una grande perdita nel mondo dello spettacolo italiano. Alba Parietti ha condiviso su Instagram la foto di un suo amico, il noto giornalista Gianni Minà, deceduto il 27 marzo 2023. La conduttrice ha raccontato un ricordo, qualcosa che nessuno sapeva. La Parietti ha scritto di non aver mai conosciuto un uomo meraviglioso come Minà e ha raccontato: «Ho un ricordo indelebile e questo ve lo racconto. Conducevo a Venezia un'importante trasmissione durante il Festival del Cinema, per Telemonte Carlo, in diretta dall'Excelsior. A un certo punto inaspettatamente arriva Fabrizio Corallo con Gianni Minà, e mi portano in diretta niente meno che Martin Scorsese in piena diretta. Oltre ad essere un grande giornalista, era uno di cui ti potevi fidare. E spero che almeno oggi tutti lo possano ricordare per ciò che è stato, anche se il suo valore lo riconoscerà chi ha i suoi stessi valori. Ciao Gianni, ancora grazie».